si vede tutto intorno, come avete potuto notare poco fa, la perdita di liquido che col tempo si va a creare dell'incrostazione. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Alle mie spalle, come potete vedere, Kia Exceed. Oggi finalmente andiamo a risolvere un problema che, se vi ricordate, vi avevo mostrato qualche tempo fa in un video in cui sono andato a ricercare eventuali problemi da presentare in garanzia. E lì abbiamo scoperto che c'era un problema alla vaschetta. Sostanzialmente perdeva liquido. Io ho lasciato passare un bel po' di tempo, non l'ho fatto subito presente al service Kia perché inizialmente non era niente di che, non perdeva, era solo poco poco macchiata di liquido. Tuttavia col tempo, con diversi chilometri, la perdita è diventata sempre più copiosa e quindi non ho avuto altra scelta che farlo presente in Kia. Vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ritornando a noi, finalmente è arrivato dopo diversi giorni il ricambio originale direttamente da Kia. Eccolo qui. Me l'avrebbero dovuto sostituire loro, ma io ho chiesto esplicitamente di poter ottenere solamente il ricambio perché avrei fatto io il lavoro. Per fortuna sono stati abbastanza gentili e me l'hanno concesso. Ad ogni modo, questa è la vaschetta e addirittura è compresa di tutti i tubi, tutti i manicotti, così come il tappo del radiatore nuovo. Iniziamo subito il lavoro, però mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché dovremmo andare a riempire con del liquido nuovo e spurgare l'impianto. Quindi mi raccomando, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Eccoci qua, questa è la vaschetta, come potete vedere qua l'avevo riparata provvisoriamente. Si vede tutto intorno, come avete potuto notare poco fa, la perdita di liquido che col tempo si va a creare dell'incrostazione. Ad ogni modo è molto semplice andarla a sostituire. Ci sono due bulloni da 10 che la tengono ancorata alla carrozzeria, sono uno qua e uno qua. E poi da staccare ci sono questi tre tubi. Due sono già forniti con la vaschetta nuova, che sono questo e questo qui. Quindi bisogna andarli a staccare dall'origine, ovvero qui e qui. Quest'altro invece lo scolleghiamo da qui, visto che non è fornito con la vaschetta nuova. Chiaramente è un'operazione da eseguire a motore freddo per evitare ustioni e bruciature. Vediamo se riusciamo a fare il lavoro senza svuotarla. Sì, certo, facendo così un po' di liquido cadrà, ma tanto dovrò comunque andare a pulire il tutto perché è già sporco in giro. Questo lo possiamo staccare tranquillamente, questi due.
Allora, qui questo è l'unico punto da cui potrebbe uscire del liquido, anche se non tantissimo perché è comunque una parte alta rispetto al radiatore. Ad ogni modo, per sicurezza, ci andiamo a preparare la vaschetta nuova. E qui si vede chiaramente la parte di giunzione tra il pezzo superiore e il pezzo inferiore. Volendo, chiaramente si poteva tranquillamente recuperare quella vecchia, potevamo continuare a saldare tutto il perimetro o anche dividerla completamente, quindi spezzarla in due parti e successivamente con del sigillante o con la poliuretanica andarla a richiudere. È chiaro, essendo l'auto ancora in garanzia, ho preferito prendere il ricambio nuovo originale. Volendo, prima di installarla, andiamo giusto ad effettuare un lavaggio anche con della semplice acqua distillata per pulire i residui di plastica dalla fabbrica. Ecco qua, adesso rimettiamo tutto in posizione. Prima però volevo dare una pulita qui sotto la vaschetta. Ecco qua, pulito per bene, possiamo procedere a montare. Allora. Mettiamo in posizione i due bulloncini. Uno qua. E l'altro dietro. Così. Sempre esagonale da 10. E li andiamo a stringere. Non troppo, perché ovviamente è plastica. E due. Ok, adesso rimettiamo i manicotti staccati. C'è questo su, questo era il suo, cioè della vaschetta nuova. Stacchiamo la copertura, il tappo di copertura e lo inseriamo nella sua posizione. Esattamente così. Ok, tubicino di sfiato era già collegato, questo è inserito, questo è inserito, questo è inserito. Adesso con la pinza andiamo a rimettere in posizione le tre fascette, 1, 2 e 3. Riposizionata, adesso andiamo a preparare il liquido, in questo caso era verde, quindi lo andiamo a inserire verde, prepariamo giusto 1 litro, dovrebbe bastare. È chiaro, successivamente a breve andrò a sostituire completamente il liquido dell'intero impianto per fare un lavoro pulito, ma ovviamente vedrete tutto il lavoro in un altro video. Ora ne andiamo giusto ad aggiungere per riempire la vaschetta. Prepariamo al 50%, quindi facciamo 500 di liquido e 500 di acqua distillata. Allora, così mettendone 1 litro è arrivato al livello quasi al massimo. Faccio vedere. Eccolo qui.
Ma ne manca giusto un pochino. Andiamo ad aggiungere dell'acqua distillata e lo portiamo fino al livello massimo. Ecco qua, livello massimo raggiunto. Bene, adesso rimontato tutto, riempita la vaschetta, non ci resta che andare a spurgare l'impianto. Molto semplice, è un sistema autospurgante, quindi procediamo ad accendere l'auto, la facciamo riscaldare portando la temperatura di esercizio, quindi facendo aprire il termostato e l'intero impianto. Andiamo ad azionare anche l'aria tutta calda all'interno dell'abitacolo, facciamo riscaldare il motore finché non si accende la ventola. Ovviamente questa si dovrà spegnere, successivamente possiamo spegnere il motore, farlo raffreddare e ricontrolliamo il liquido. Magari ne rabbocchiamo perché un pochino si sarà abbassato il livello e le bolle d'aria saranno sparite. Possiamo ripetere questa operazione. Ad ogni modo, giusto i primi spostamenti lo andiamo a controllare, a tenere sotto controllo il livello e se necessario rabbocchiamo portandolo sempre al livello massimo della vaschetta. È chiaro, tutto questo, apriamo il tappo, rabbocchiamo, eccetera, a motore freddo quando il liquido è completamente freddo. Anche per oggi è tutto, come sempre, like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Grazie e alla prossima!